Sostenibilità alimentare in tempi di criticità sociale. Invito a salire sul palco Stefano Masili, responsabile ambiente di Coldiretti. Prego. Grazie, buongiorno. Un tema sicuramente centrale nelle dinamiche sociali e politiche di questo periodo. Sfogliando velocemente alcuni titoli di giornali di questa settimana, panorama un mondo infame. Domani la guerra si sposta sul grano, ancora l'autarchia scende in campo. Pane, mais, concime, abbiamo un problema. Ecco, titoli che in sintesi ci mettono di fronte al fatto che sicurezza alimentare e sicurezza nazionale oggi trovano una fortissima coincidenza. Nell'area coinvolta dal conflitto risiede il 56% della produzione mondiale di olio di girasole, il 15% della produzione di grano. L'Italia, che soffre in generale di una forte dipendenza nell'approvvigionamento dall'estero, frumento tenero 65%, frumento duro il 45%, il mais il 47%, l'olio di girasole il 34%, chiaramente si trova in una situazione di difficoltà rispetto alla quale si registra immediatamente un aumento dei prezzi che ancora una volta ci rendiamo conto come cittadini consumatori di avere di fronte. Poi ci sono anche altri costi meno visibili, ad esempio quelle dei fertilizzanti, che chiaramente incidono, no, sulla catena produttiva. Un quarto delle movimentazioni globali di fertilizzanti è riferibile al bacino geografico di Russia, Ucraina e Bielorussia. L'Italia importa da questi tre paesi il 14% dei fertilizzanti. E un solo dato, il più comune prodotto chimico utilizzato per la valorizzazione dei cicli biologici, il nitrato di ammonio, oggi si trova in vendita con un aumento del 139%. Aumenta anche il gasolio agricolo, ha segnato un più 46%, e tutto questo si rivela materia problematica anche con riguardo al nostro export del Made in Italy, di cui spesso ci facciamo vanto. Consideriamo che l'Italia è al primo posto di forniture, era al primo posto di forniture per vino e spumanti in Russia per un valore di 296 milioni di euro. In Ucraina l'export di prodotti di qualità, pasta, olio, tocca, o meglio toccava, 33 milioni di euro. Ecco, improvvisamente noi dobbiamo ripensare l'intera architettura del sistema agricolo e di sicurezza. E qual è la reazione? Astraggo per un frammento temporale dall'Italia e recupero una importante intervista al presidente dell'Associazione Francese degli Agricoltori, il quale in sintesi dice, rispetto a questo sistema, le soluzioni ecologicamente compatibili diventano oggi accettabili solo se non comportano un calo dei volumi di produzione. Noi non possiamo più immaginare, la voce del presidente, la più importante associazione francese degli agricoltori, non possiamo più immaginare che in conseguenza della strategia europea più recente di riforme in senso sostenibile della politica agricola, Farm to Fork, di dedicare le terre coltivabili alla biodiversità. E una ricerca della
Università di Wageningen mette in evidenza proprio la criticità degli obiettivi sostenibili dell'agricoltura. Aumentare la superficie di produzione biologica, e noi siamo impegnati in questa direzione, si dice all'università, comporterebbe la riduzione delle rese del 10% e un aumento dei prezzi dei prodotti agricoli di più 13%. Allora, se questo è lo scenario di divario, di asimmetria, è chiaro che dobbiamo, nel nostro paese, che ha una forte identità e pluralità di espressioni dell'agricoltura, interpretare e gestire il rischio in agricoltura. Significa gestire il rischio nel campo della sicurezza nazionale. Noi siamo abituati nel tempo ad affrontare il rischio, ma quel rischio è legato alla sicurezza alimentare. Se ci ricordiamo nel 2000, no, la mucca pazza, la prima, diciamo, origine pandemica, no, di una patologia che ci ha coinvolto tutti e che ha creato un sistema regolamentare. Oggi abbiamo un sistema efficiente, una rete europea che ad esempio ci consente di controllare nel nostro paese, secondo rapporto che annualmente il Ministero della Salute redige, 2095 situazioni di rischio alimentare, che sono tante, ma che apparentemente sfuggono, no, alla nostra ansia quotidiana. Ci sono altri rischi sull'approvvigionamento alimentare che invece richiedono una diversa attenzione. Primo è la crisi climatica che minaccia l'agricoltura, no, e che crea un'incertezza, la siccità, i cambiamenti rispetto alle esigenze irrigue, le gelate, lo squilibrio e l'alterazione del suolo. Noi reagiamo utilizzando nuove tecnologie e anche qui, no, un punto importante, è possibile ricorrere alla tecnologia per risolvere alcune problematiche, ma quando questo ci porta a prevedere la produzione del cibo in fabbrica, è sostenibile o no? Perché noi oggi siamo di fronte alla più importante alternativa di modello. Continueremo a fare agricoltura in campo o dovremmo, per rispondere ad alcune pretese di sostenibilità, fare agricoltura in fabbrica, come ad esempio per quanto riguarda la carne sintetica? La carne sintetica è prodotta da strisce di fibre muscolari che crescono all'interno di bioreattori utilizzando tecniche di ingegneria tessutale. Qualcuno dice sono più sostenibili perché si consuma meno acqua e non si emettono emissioni. Noi diciamo di no. Diciamo di no perché non hanno un'origine naturale, non sono mai state parte di un animale vivo, anzi si tratta dell'estrazione da feti di animali che vengono allevati per estrarre questa componente. Si tratta di prodotti sintetici, non sono sostenibili. Eppure qui si gioca, soprattutto a livello internazionale, la logica degli investimenti. Io non so se nei grafici, Francesco, che ho visto tra gli investimenti sostenibili ci sono quelli della Silicon Valley che dicono che dobbiamo produrre la carne sintetica perché produce meno emissioni o no. Questo è un dilemma che va chiarito alla radice. Per noi sono assolutamente asimmetrici rispetto a un modello di sviluppo che vede la natura ancora con la sua biodiversità, con i suoi ritmi. Come facciamo a produrre qualità alimentare con un metodo biologico se non abbiamo l'utilità del vecchio letame? Allora io direi dall'etame alla Banca d'Italia vediamo quali sono in termini statistici gli investimenti realmente sostenibili, poi approfondiamo. Credo che il mio tempo sia scaduto, ma un'ultima valutazione: la fiducia del progresso in senso illuminista non sembra più sufficiente quando la complessità aumenta, le incertezze non possono essere ridotte a rischi probabilistici e gli esperti non si trovano d'accordo. Credo che l'unica, diciamo, possibilità è quella di aumentare, e gli amici consumatori lo raccontavano nella precedente tavola rotonda, il modello della partecipazione, cioè l'accreditamento dei cittadini alla soluzione dei problemi.
su questo avvertiamo un grave deficit sul piano delle istituzioni. Grazie.